John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nell'ultimo quarto di finale, quindi oggi scoprirete il tabellone delle semifinali di Indovina il calciatore dalla carriera. E oggi c'è una specie di derby, ragazzi, perché guardate qui, alla mia destra, che poi voi la vedete sinistra e anche sotto di me, partiamo da questo, alla mia destra, Shaleboom. Ciao ragazzi. E sotto di me, Fius, anzi, Bergessio. Un saluto speciale ai fan di Sequel. Ragazzi, io un appello, non insultate la gente nei commenti, siate costruttivi e cercate invece voi di indovinare i giocatori, visto che fate tutti i fighi, no? Insultateci. Insultate la gente nei commenti, mi raccomando, il miglior insulto prenderà il cuore. Detto questo, io ragazzi vi ricordo come al solito che qui sotto trovate i canali sia di Shale che di Fius e dei Fius in generale, quindi mi raccomando, passate qui sotto in descrizione, date un'occhiata ai contenuti, se vi interessano andate a seguirli, altrimenti andate ad insultarli come già fate adesso sul mio canale. Siete pronti? Siete cari? Io oggi ho messo un sacco di carne al fuoco difficile per voi, eh? Bene, bene. Grazie, sì. Allora, le regole non ve le devo spiegare, tanto ormai le sapete, si sanno, sono esattamente quelle lì degli ottavi di finale, quindi tranquillamente dovete andare a dire il vostro nome, ci avete un minuto, se non indovinate passa la palla per 3 punti, poi 2 punti, poi 1 punto e poi via discorrendo. Avete sempre un minuto e quindi noi partiamo immediatamente. Chi vuole iniziare di voi due? Tanto sapete che è indifferente, io cerco di farli... Io? Vuoi iniziare? Sì. Vai, Fius. Com'è tutta oggi tutta questa grinta? Indovinare prima è più facile, per questo voglio. Va bene, vediamo. Io vi dico comunque che ho messo... Allora, partiamo immediatamente dall'inizio. Chiaramente, ovviamente, il primo gradino è quello più semplice di tutti. Lille, Chelsea, Real Madrid. Si parte chiaramente da Fius, come avevamo detto. Devi indovinare chi è questo giocatore, ma è il primo gradino, quindi tecnicamente dovrebbe essere più possibile. Perché sta così? Non lo so, perché sei disperato? No, niente. Allora, un giocatore che quindi ha finito la propria carriera. Sì. Ok, ritirato, francese. Il primo è più semplice. Ecco. No, aspetta, io direi attaccante. Ok. No, aspetta, che cazzo dico? 4 gol, 245. Chelsea, Shale, tu lo sai, eh? Sì, sì. No, vabbè, ovviamente lui. È chi? Ma a me mi viene l'ansia, porca troia, quando mi vede e dico sono proprio infaticato. Un esame sto superando. Aspetta, fammi ragionare. Vai, vai. Fin da che sto guardando i video di Sequel, tipo sto guardando Talox versus Shale, allora vediamo. Allora, Lille dal 2007 si è fatto Chelsea per Real Madrid, più che altro la Real ha fatto schifo, cazzo, 4 gol. Tempo è scaduto, mi devi dare un nome. Diarra. No, Diarra. Non è Diarra, ma poi Diarra, è molto più semplice di Diarra, siamo ancora al primo gradino. Vai. Shale per 3 punti. Hazard. È Hazard. Ma era facile questo. È vero. Fius, perché non ti è venuto Hazard? Perché hai detto fosse francese? Sì, effettivamente ho pensato, sì, che fosse francese, quella mi ha fottuto quella. Però effettivamente era facile, mi dispiace. Vai, cominciamo, ragazzi. Cominciamo. Allora la palla ripassa, anzi passa per la prima volta a Shale, quindi questo è il suo nome più o meno del livello di Hazard. Eccolo qua. Rennes, Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain. Avvia il tempo. Qui siamo ancora sul semplice, io ve lo dico. Ok. Questo dovrebbe essere Dembélé. Da cosa l'hai pensato? Passaggio Borussia Dortmund Barcellona. Tu Bergessio lo sapevi? Purtroppo questa sì, una bomba. Questa era molto facile. Lo sapevi? Ragazzi, ti fanno una domanda, porca trona, non la sa al tuo amico. Ma secondo me è proprio l'ansia quella lì, che tu sei lì che non te ne frega nulla, rifarò, e non fregandotene nulla li sai tutti. Mi rifarò. Ti rifarai. Allora al momento siamo 7 punti per Shale e 0 per Fius. La palla ritorna a Fius. Ma 7 punti. Dai! Ecco qua. Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Atletico Madrid, Sagan, Tosu. Tempo partito. Allora. Ma chi cazzo è? Aspetta, fammi pensare, no, Atletico, Liverpool, ovviamente non è coso là. Ho fatto prima il Milan un anno, poi Atletico, uffa. Tanto che ruolo è? Vabbè, sarà attaccante, da per forza. E attaccanti l'Atletico sono stati Kun, Suarez, pure del Liverpool sto pensando, capi? Chi cazzo c'è stato come attaccante all'Atletico? 120 gol fatto. Torres. Mamma mia, l'hai detto sul gong! Torres! Godo! L'hai detto sul gong!
comunque, ma a parte gli scherzi, togliamo lo scherzo da mezzo. No, io comunque sto facendo le gag. Fino a questo momento ho scherzato. Ok, adesso vinci, le sai tutte. No, ma sto scherzando, ovviamente. Sono a punto, sia con Sotin, sia con Sotin. Poi vedrete nel corso del video. Ma facciamo i seri. Basta, Andre, basta, hai ragione. Voglio vincere. Bravo, comunque, è Torres. Quindi adesso passiamo dall'altra parte. Vediamo Scialle se ti sa rispondere o se la palla ripassa a te. Leganés, Real Madrid, Espanyol, Real Madrid, Mallorca, Barcellona, Inter, Anji, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor, Qatar. Tempo partito. Vai Scialle, boom. Dici cosa stai pensando. Cazzo. Tu lo sapresti? Lo so. Ah sì, oddio, ma Everton Sampdoria ho avuto un voto esagerato e dovrebbe essere tu. Sì. Che ha giocato alla Samp. Sì. Everton Sampdoria, sì, è tu. L'avevo proprio eliminato dalla mia mente, ma in realtà no, più che altro dopo la Samp io non so fosse no, infatti all'Antalyaspor io non me lo ricordo. Anch'io. Cioè in Turchia, giusto? Sì, più che altro allora è strana la carriera di Eto'o, perché vabbè, la parte centrale è Barcellona, Inter, poi Anji, mi ricordo che era andato a giocare in Russia, però Samp, vabbè, strano, Everton, ma pure Real Madrid prima del Barcellona se ne sa poco, cioè comunque... Poi comunque posso dire, io avrei indovinato solamente per Chelsea e Everton Samp, non la parte prima, ve lo giuro. Ma come? Ti ho detto, io... Scusate, mi ha chiamato Paypal che c'è il saldo in russo. Perché non mi sentite? Cioè perché ti sentiamo, aggiorno. Ti sentiamo. Sta succedendo. Eccoti. Eccomi, scusate, ho avuto un po' di questioni. Ce le hai dette già le questioni. Allora, vai. Andiamo avanti. Siamo 11 a 4 per Scialebum. Vai. Non prossimo nome. Il livello si alza. Ecco. Che facci. Allora, però adesso il nome è per Scialle. Allora, no, è per Fiusi. Per me. Arges Pitesti, Dinamo Bucarest, Inter. No, per Scialle, dai. Verona, Parma, Chelsea, Juve, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Ploiesti, Pune City, Târgu Mureș. Allora, ci sono delle cose che possono aiutarti. Sì. Parma-Chelsea, quel Parma-Chelsea, però io vi giuro, cioè, io ho cominciato a seguire il calcio dal 2010, ovviamente, sei un giocatore conosciuto. Scuso, no, secondo però. Me infatti ti può aiutare il periodo in cui hai iniziato a seguire il calcio. Ok, quindi Juve-Fiorentina. Juve-Fiorentina, allora, presuppongo sia... Cazzo, no. Ce l'ho. Difficile questa, È difficile, sì. Attaccante che ha giocato alla Juve in quei tempi 2005-2006. Ok, devo soffermarmi col suo 2005-2006, però ha fatto schifo, cazzo, alla Juve. E alla Fiorentina ha fatto benissimo dal 2006 al 2011. Ecco, ti sofferma su quello. No, mi ricordo in attacco là la Fiorentina c'aveva Jovetic, però non penso che... 5 secondi, 4, ma io dico Jovetic, però non è andata la Juve. No, non è Jovetic, però no. Quando lo sentirai, se Scialle adesso lo sa, se non me lo sa, ti mangerai le mani. Io lo ricordo, ho pochi ricordi alla Fiorentina, sì, ma lo ricordo bene al Cesina. Addirittura? È perché, se non sbaglio, c'aveva la 10 al Cesina. È probabile. È stato nell'anno della Serie A, se non sbaglio. Mm-hmm. È compagno di reparto di Jovetic alla Fiorentina. Mutu. È Mutu. È Mutu. Che poi al Chelsea. No, al Chelsea. Ma pure alla Juve, non me lo ricordo. Allora, alla Juve era giovane, giocò l'anno prima di Calciopoli. Poi andò via con tutti gli altri. E alla Fiorentina fece molto 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 bene. Io al Cesena me lo ricordo poco o nulla. Però, bravo Scialebum. Fius invece deve smettere di memare e iniziare a fare punti, perché sappiamo che poi inizierà a fare punti e ribalterà la partita. Può iniziare a farlo da adesso, perché la palla passa a Scialebum. Quindi deve sperare di vedere Sciale sbagliare. Allora, ci siamo. Atalanta, Cagliari, Regina, Manchester City, Lazio, Torino, Bologna, Atalanta, Maiorca, Perugia, Provercelli. Rolando Bianchi. Oh, madonna, come cazzo hai fatto? City, Torino. Vabbè, grazie a ZV per questo. grazie ZV. Avrei detto, questo sarebbe stato l'indizio. No, però veramente, non era semplice per niente, secondo me. Tu Fius, la sapevi? No, magari con il City, forse non ci sarei arrivato, sono onesto. Non era giocato al City. Giocato in tutte le squadre italiane. Poi ho giocato al City. Vabbè, però era il Manchester City. Cioè, i Sheik sono arrivati nel 2009. Sì.
quindi era quello non famoso ancora, pure alla Lazio, però insomma a Torino, Torino esatto, regina Torino, un po' all'Atalanta ma poca roba mi pare, no non segnò mai tra l'altro. Ok, perfetto, allora procediamo, spediti, prossimo nome, si torna su Fius, prossimo nome eccolo qua, Zenit, cioè Zenit 2 Zenit, Arsenal Zenit, Kuban Khairat. Ok. Il livello è molto alto adesso, raga. Forza russo. Cazzo, io però non cazzo, non si è ritirato. No, si è ritirato nel 2018. No, dico non si è ritirato prima. Il giocatore che sto pensando, però non vorrei dirlo. Il giocatore russo che ha giocato all'Arsenal. Secondo me uno ce n'è, cioè se ti viene in mente penso sia quello, Non lo so, non ne ho idea, ma Cusciale pensi di saperlo? Ce l'ho un nome, ma non credo sia giusto. Forse tu dici l'attaccante, Enzo. No, centrocampista. Però c'ha numeri di attaccante. Tipo ala. Vai, siamo 8 secondi, 7, 6. Secondo me quello che sta pensando Fius è giusto. Non lo so, la butto là, magari sbaglio io però. 3, 2, 1, dice... Er Shavin. Bello. Tu, Shale, che pensavi? Rosischi. Ok, no, ci stava. No, però è Er Shavin. Bravo, bravo, questa era tosta. Bello, questa era veramente difficile, Tosta questa. Voglio a Shavin, uno dei più forti. Mi ricordo, sì. Infatti mi è dispiaciuto che non ha mai combinato nulla praticamente, perché doveva veramente spaccare il mondo. Ottimo. Mamma mia. Cominciamo a recuperare, dai. Vai, puoi farcela, siamo ancora al quarto gradino, la palla passa a Shale per questo nome qua. Bastia, Lione, Chelsea, Real Madrid, Chelsea, Milan, Panathinaikos, Persib, Sebail. Il timer è partito. Lione. Bello. Questo è tosto. O ti viene tipo Essien. Bravo, Essien. Bravo. Milan mi è venuto in mente. Bravo, cavolo. Bravo veramente. Sì, questo pure era tosto. Bravo, Enzo. Milan... Poi altre te lo ricordavi, il Chelsea suppongo. Chelsea sì, ma non pensavo che fosse ritornato nel 2013. No, ecco. I coglioni. Ehi, palla. Ho posato il russo, cazzo. Ma perché esce? Non lo so. È tornato. Porca troia. Ciao Fius. Incursi, tutti e debiti, ragazzi. Allora, guarda, siamo 22 a 8 per Shale. Sembra 22 a 8. Sì, sembra un punteggio enorme. Però in realtà adesso tu basta che fai punto, vai a 12. E se, cioè, comunque sei ancora in gioco, ti mancano 3 nomi, sono tutti super difficili, secondo me. Vai, fino alla fine. Ma a me so che giocatore, non lo so, dal 2015. No, tutti dal 2000. Guarda, passiamo al prossimo nome per te. Ecco qua, San Benedettese, Parma, Atalanta, Napoli, Siviglia, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, Crotone, Reggiana. Io penso che su questo non te puoi lamentare perché il periodo è stato... Andrei Napoli. Quel Napoli prestito Siviglia. Ci devo per forza arrivare. Però un attimo, è tornato all'Atalanta. Oh maronna, prestito al Siviglia, 28, 2 gol. Allora, un centrocampista. Ok, ce lo dovrei avere. Sì, io ce l'ho. Ok, dovrebbe essere... Però non fa figure di merda, dovrebbe essere... Lo stava dicendo! È lui! Oh, che è successo? Sei saltato, però lo stavi dicendo, hai detto Cigarini. Sì, era giusto. Sì. Guarda, secondo me ti avrebbero ammazzato se fossi uscito prima del nome, per fortuna hai detto dovrebbe essere Cig e poi è saltata la connessione. Ma al Siviglia quando ha giocato Cigarini? È andato 6 mesi perché a Napoli stava facendo cagare praticamente. E voi l'avete presa dall'Atalanta, non ha mai fatto bene. Poi ha fatto 150 presenze dopo, eh. Sì. Dopo era diventato un pilastro dell'Atalanta pre-Gasperini. Allora, quindi in questo momento Fius va a 12 punti e la palla ripassa a Shale. Cesena, Samp, Foggia, Empoli, Samp, Napoli, Samp, Spal, Samp, Parma, Samp, Regina, Rimini, Sestri, Levante. Buona, una miseria. Wow, da Samp, cazzo. Che ridere comunque, Samp, 2, 3, 4, 5 volte. Cioè, prende... Questo giocato nel Napoli. Sì, l'ho fatto apposta. Cioè, ne ho messo 1 e 1. Sto pensando. Giocato poi. Infatti. Siamo però comunque. Vabbè, se ve lo dico poi ve lo ricordate. 2016, capito? E mo. Cazzo, sono quasi 10 anni qua. Sai che non ce l'ho. Oh, ma dice l'anno... E non aiutare tu. Non è l'anno di Sarri, sì, è l'anno di Sarri. 9 secondi, 8. È l'anno di Sarri, 2016. 2, 1, hai un nome? Ce l'ho, ma non è lui, Regini, ma secondo me non è lui. È Regini. Ma porco...
Ma veramente Reggini? Ma dove ha giocato nella SPAL del Parma, Reggini? Ma che ne so io, ma guardalo lì, Samp, Napoli Samp, SPAL Samp, Parma Samp. Vabbè, comunque non l'avrei mai indovinato. Ok, quindi allora... Cazzo, questa era difficile. Però sei a 26 punti, cazzo, era difficile, ma intanto li stai facendo. No, questo non ero sicuro, giuro. Allora. Però Napoli mi ha aiutato, eh. Tu Fius, vuoi dire qualcos'altro? No, basta, no. Sesto gradino. Allora, per Fius, Milan, Modena, Prato, Varese, Prato, Empoli, Middlesbrough, Parma, Siena, Middlesbrough, Siena, Palermo, Samp, Empoli, Brisbane, Carrarese. Questo è un altro tanto presente in Serie A. Cioè, se pensate che comunque era già presente nel 2000 ed era presente anche nel 2017, comunque sì, tante partite. Questo forse lo so. No, Enzo. Sicuro italiano. Italiano, io voglio soffermarmi sull'Empoli che... No. Ci sta Empoli, cioè Sampdoria, Empoli che è attaccante per forza, per fare tutti quei gol all'Empoli. Io me lo ricordo all'Empoli, me lo ricordo al Siena, pure io al Siena. Palermo, a Samp non me lo ricordo. Enzo, te lo ricordi, sai chi è? Sì, ma ricordo meglio. Pensa anche a Middlesbrough, è un giocatore particolare comunque. Io non me lo ricordo minimamente. Però se ci pensi in realtà l'ha giocato. Cioè sì, l'ha giocato. No, non ce l'ho, giù. Vai Sciale. È Maccarone. Ci poteva arrivare, questa non era difficilissima. È Maccarone. Allora, la palla ripassa a Enzo, che quindi vai. Facciamo vedere il suo sesto gradino. Eccolo qua: Treviso, Cagliari, Atalanta, Genoa, Cagliari, Bologna, Levante, Bologna, Ternana, Sion. Madonna, sa quanti giocatori sono passati dal Genoa al Cagliari. Ma pure al Bologna, Genoa, Cagliari, Bologna, cioè me ne vengono un miliardo. Porca troia. Questo secondo me non lo indovinate, a meno che non si arrivi agli aiuti, anche perché c'è un... Sion. C'è un falso amico lì in mezzo. No. E via, boh, italiano. Aspetta. Forse ce l'ho. No, se ce l'hai mi sento male. Se ce l'hai... Biondini. No, non è Biondini, avrei rosicato se ce l'hai. Cazzo. Sto cercando di concentrarmi su Bologna. Che ruolo è, secondo voi? Ovviamente no, cazzo. No, è centrocampista. Perché per fare 68, sì, centrocampista. Perché aveva beccato col Cagliari 2009, ma una bella annata. Poi dopo, tipo, Bologna 54-4. Non è Soriano, perché no, non è Soriano. Un centrocampista del Bologna che ha giocato negli ultimi anni nel Bologna. Ma Cammaron. Ma secondo me. Ma è tipo. Non è italiano? Mo vi do un indizio. Però. È un indizio. Siete proprio fuori strada. Cazzo, non è attaccante. Siete proprio completamente fuori strada in questo momento. Di Vaio. Non è Di Vaio. La palla ripassa a Sciale. L'indizio che do è una punta centrale italiana. Però ha fatto bene solo nella prima ondata a Cagliari. Cioè dopo non ha mai più fatto bene. Ha giocato con un'elezione, poi dopo manco Sion, Ternana, manco me lo ricordo, Bologna, Levante. Punta italiana. Però ha fatto bene solo a Cagliari. Ma cazzo, nel 2007. Questo vale due punti, ricordiamolo. Questo è proprio tosto. Però ha stato 4 anni a Bologna dopo. 2013-2017. Che le partite se le è fatte, penso, la maggior parte, vedi? Cioè, sono 4 anni... No, a me, maggior parte no. Tempo scaduto. Allora, la palla ripassa a Fius. Allora, per un punto l'indizio è: lui fa benino a Treviso, poi fa benissimo a Cagliari. Cioè, secondo me in quei gol li segna quasi tutti in una stagione. 24 gol. E quindi va in comproprietà quando ancora esistevano le comproprietà, non so se vi ricordate, con l'Inter. Tant'è che lui, poi il suo cartellino viene venduto al Genoa a 15 milioni di euro. Segnava tanto, però poi dopo è sparito. Cioè, se vedete, 37 partite, 8 gol a Cagliari, 5 gol in temporanea, punta centrale. Doveva prenderlo lì, cioè mi sta venendo qualcosa. Però all'Inter, se vedete, non appare nemmeno, perché l'ha preso in comproprietà, ma credo non abbia mai indossato la maglia dell'Inter, se non in delle foto, forse, boh. Madonna, che momento è indirizzato là? Cagliari, ho fatto la dell'Inter, mi sta... Non so se ve lo ricordate all'Inter, magari no, eh. No, che comunque ha avuto a che fare con l'Inter, cioè che doveva andare forse pure all'Inter, come metto tu. No, però ha fatto proprio schifo al Bologna, ne ha fatto un gol, non facevo più gol io.
Bologna veramente ha fatto schifo questo. Termine iniziale, sì, con punto. Ah. Acqua fresca. È acqua fresca. Acqua fresca. È acqua fresca. Vero. Però è assurdo perché guardare la carriera di acqua fresca fa veramente schifo. Cioè io me lo ricordo nel mio immaginario. Acqua fresca, è vero. Giocatore, invece guardatelo lì, cioè non ha fatto... No, lo sai cosa stavo pensando io? Un giocatore della nazionale a sto punto. Allora, lui ha fatto tutta la trafila, under 16, 17, 18, 19, 20, 21 e poi non ha mai debuttato in prima squadra. Sto cesso. Fiusse, come ti è venuto acqua fresca oltre là, scusa? Ma per là. Ah, ok. No, bro, per me pure per là era. Pensate pure che ha giocato al Cagliari, per questo. Io non me lo ricordo al Cagliari. Al Cagliari. Eh sì, giusto lì, poi dopo sparito. Mamma mia, però... Ma puoi controllare se Biondini ha giocato a Bologna? Allora, io penso che matematicamente Sciale abbia già vinto, perché in questo momento ci troviamo con il risultato di 29 a 13. Però facciamo gli ultimi due gradini, cioè l'ultimo gradino di tutti e due, quindi il settimo nome. Vai. Che secondo me è anche un po' più semplice di questi qua che vi ho appena fatto, cioè gli ultimi due nomi. Allora, questo è il nome di Fius. Newell's Old Boys, Rubin Kazan, Zenit San Pietroburgo, Atletico Madrid, Genoa, Inter, Torino e Parma. Tempo partito. Ma chi devi fa? Infatti, Fius. Io... No, devi fa tu, mi sa. Fius, io lo so. Sì. Perché io prima non ho indovinato, ho detto Biondini. Newell's Old Boys. Stato dall'Atletico al giocolato Interfazzino. Porca trova, quante partite si è fatto? Cioè gioca mo nel Parma, giusto? Sì, gioca ora nel Parma. Ok, gioca ora nel Parma, quindi sta in Serie B. Sì, però diciamo che il Torino è la cosa che dovrebbe aiutarvi di più. Non riesco a decifrare il ruolo. Non capisco se sia un difensore. È difensore, perché comunque ha fatto là Rubin 198-2. Allora, dimmi un nome. La messa in non... Qua fresca, vai. Sciale. Non lo so. Torino. Sto pensando al Torino, però. Poi Atletico Madrid. 2014-2015. Poi altro vorrei pure capire la nazionalità, che non riesco a capire. Cioè, se mi viene la nazionalità, con l'Atletico l'ho fatto, perché a FIFA ci giocavo un botto a quei tempi. Non è italiano, perché italiani all'Atletico Madrid. C'è stato solo Cerci. Cerci e Pieri, penso. E forse... No, nessuno, non mi ricordo. È Newell Old Boys, là è inglese, credo. Newell Old Boys è inglese, è Inghilterra. Inglese, cazzo. No, è impossibile. Indizio. Allora, la palla passa a Sciale. Ah, Fius, comunque Newell Old Boys è della nazionalità che unisce... Cioè, il Newell Old Boys e la squadra che c'hai addosso tu unisce un calciatore. Chi? Cosa? Aspetta, non ho capito un la cazzo. La maglia che è addosso tu. Che squadra è? Ok, Inter Miami. E il Newell Old Boys aprono e chiudono la carriera di un calciatore. Messi. Messi ha iniziato al Newell Old Boys. È argentina. Quindi lui è argentino ed è un terzino esterno argentino. Ce l'ho! Forse. Terzino che ha giocato nell'Atletico. Sì, ma io penserei più al Torino. E infatti io non ricordo. Ansaldi. Esatto. È Ansaldi. Ma sta cosa che hai detto ha chiuso, non ha chiuso, non capito un cazzo. Ma perché lui ha detto che era inglese il Newell's Old Boys? Vabbè, dici argentino. È in inglese, per questo pensa. Siamo altri tutti. Mi sento male. Allora, l'ultimo nome è per Schalebum, vediamo se lo sa, giusto per la cronaca. Grenoble, Bastia, Olympic Marsiglia, Newcastle, Olympic Marsiglia, Tigres, Wanl, Udinese. Scusa, devo far partire ancora il tempo. Che è sto cesso? Non è gioco ancora nell'Udinese. Non è difficile. Quello titolare. Che cazzo gioca nell'Udinese oltre Pereira e Deulofeu? Camadonna, ce l'ho. Vai, la passo. Tauben. È vero. Ha giocato a Marsiglia. Da dove ti è venuto Tauben? È perché il Marsiglia ho visto i gol, ho detto cazzo, chi gioca come attaccante nell'Udinese forte. Poi io me lo ricordo anche al Tigres, che si parlava di lui che era andato in Messico, nonostante fosse forte non si capiva perché cazzo era andato in Messico. Che poi è campione del mondo lui. Mamma mia, quanti insulti. Giusto, con la Francia. Può darsi, sì. 2018, mi sembra di sì. Perché più sei disperato? Sto pensando ai commenti. Ma guarda che ti posso dire, hai perso, però è finita 29 a 20, eh. Ho chiappato pure a sto cesso qua di Sciale, cavolo. Comunque se l'è meritato, devo dire la verità, fatemi. Cose comunque io che io non avrei mai indovinato. Hai indovinato tutto, che si è indovinato, tipo Hazard. Primo. Ho sbagliato l'ordine, doveva partire prima lui.
È vero. Tattica sbagliata. Funziona sempre così. E allora dai, abbiamo un vincitore e un vinto. Il vincitore è Scialebum, il vinto è Berghessio. Che la volta scorsa tra l'altro mi aveva sorpreso perché aveva indovinato cose inumane, tipo Berghessio. Ma oggi sei stato stronzo però, eh. È vero, ho alzato il livello. Sì, la gente non rompe i coglioni. Visto la gente rompe i coglioni a me perché li metto troppo bassi, io si rompe i coglioni a voi, non a me. Grazie, sì. Mentalità. Giusto. Vabbè raga, io vi ringrazio, vi ricordo che qui sotto lascio entrambi i canali in descrizione, quindi fateci un salto. Scialebum lo rivediamo al prossimo episodio e Fius mai più. Meglio così, raga. Ciao raga. Ciao ragazzi. Ciao.